Rassegna stampa lunedì 11 marzo 2013, in prima pagina sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Patapunfet e Brindisi perde anche col Pesaro. Lega A, quinta sconfitta su 7 gare dell'Enel Basket, 94-90, ieri sera all'Adriatic Arena di Pesaro. Nella masseria bazar della droga arrestata 49enne, Francavilla. Decisivo il blitz degli agenti del commissariato dopo una serie di indagini e pedinamenti. Complessivamente sono stati sequestrati 20 grammi di cocaina e 1000 euro in contanti. Fast, si costituisce il figlio di Prudentino, ieri a Lecce, è accusato di riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lecce, Ines Casciaro. Città di Brindisi torna alla vittoria, Serie D, grazie a 2 gol nel primo tempo di Tedesco e Laboragine. Dopo una serie di 3 sconfitte consecutive, i brindisini conquistano 3 punti preziosi per la permanenza. Buca e Dossi, attenzione al marciapiede di via Brandi. Degrado a Rione Casale, la denuncia di una coppia. Pavimentazioni per lunghi tratti sollevate o del tutto dissestate a causa della pressione delle radici dei pini. Istituto vendite giudiziarie violato dai ladri di scooter. Ieri notte, a 24 ore da un precedente assalto, andato a vuoto. Non si sa se siano stati gli stessi della sera precedente o altri. La futura basket in A2, Brindisi, città del basket. Un gruppo dirigente importante, uno staff tecnico scrupoloso e 10 bravi ragazzi. È inconfutabile, ora che anche le ragazze hanno conquistato la seconda serie, la città può a giusta ragione essere la città del basket. Passiamo ora al Nuovo Quotidiano di Puglia, in prima pagina. Ritorno a successo, 2 gol e rinascita. Il Brindisi trova la vittoria dopo 2 sconfitte consecutive, battendo il Trani per 2-0. L'Enel cade a Pesaro, terzo KO di fila, Bucchi, ora ripartiamo. Biancazzurri battuti 4-0 dalla Scavolini e la quinta sconfitta nelle ultime 8 gare. La masseria della coca arrestata, spaccio rosa di un'allevatrice di bestiame, non come rivendita di prodotti casarei, ma come smarcio di droga nella masseria in aperta campagna. Fast, fine delle ricerche, si costituisce Prudentino Junior. Era ricercato da lunedì, destinatario di uno dei 19 provvedimenti restrittivi emessi nell'ambito dell'operazione Fast. 1000 oltre gli scout fanno festa, in 1000 per una festa all'aperto in riva al mare a Brindisi. Schianto tra auto, ferito un bimbo. Una vettura si è ribaltata sulla strada provinciale Parceglie, coinvolte una Opel Vectra e 2 Renault Clio, contusi un adulto e un piccolo di Villa Castelli. Niente acqua e domenica, il paese va in tilt, chiamato il 112, San Pancrazio, domenica e festivi sempre senza acqua. Una città in tilt, decine le segnalazioni a vigili e carabinieri.